Ora ci rieccoci con solo risposte sbagliate. Parmi ha riconosciuto al volo il fetentissimo One on One, un particolare ibrido tra un gioco di basket e un picchiaduro, un gioco che riusciva a unire il peggio dei due mondi. Veramente una schifezza. Roberto invece dà la risposta sbagliata migliore di tutte perché scrivendo Slam Dunk cita il capolavoro di Takehiko Inoue che, guarda caso, si è occupato del character design di One on One. Bene, direi che il cerchio è chiuso e possiamo andare avanti col prossimo round di solo risposte sbagliate. Occhi aperti, mi raccomando. Prima però vi parlo dello sponsor del video, ovvero Opera GX, una versione speciale e gratuita del browser Opera pensata appositamente per i gamer. Vi dico alcuni dei punti che secondo me lo mettono un gradino sopra gli altri browser. Innanzitutto è facilmente personalizzabile e si ha il totale controllo di tutta quanta l'interfaccia grafica in ogni minimo dettaglio. E forse l'elemento che preferisco di più sono gli sfondi personalizzati animati, anche perché il gattone di Stray rimane imbattibile. Si possono poi collegare tutti i principali servizi di messaggistica istantanea per avere a portata di mano tutte le proprie chat. Io qui ad esempio ho collegato WhatsApp, Telegram e Instagram, ma nulla vi vieta di aggiungere anche Messenger, TikTok e Twitter. Questa che state vedendo ovviamente è la versione per PC, ma Opera GX è disponibile anche per mobile e si può scaricare gratuitamente sul vostro smartphone sia iOS che Android e le due versioni si possono collegare. In descrizione trovate il link per scaricare gratuitamente Opera GX. Fatemi sapere che ne pensate perché io mi ci trovo molto bene. Ancora mille grazie a Opera GX per aver sponsorizzato il video e andiamo avanti. Unico canale di videogiochi in Italia, video ricchissimo, conquista non violenta, internet.poro, iniziamo! E iscrivetevi perché siamo quasi 31.000, ho bisogno di voi. Bene, dopo aver speedrunnato l'intro, possiamo passare all'angolo della poracciata, dove vi ricordo quali sono tutti i giochi gratis, o quasi, del momento. Sony ha ufficializzato quali saranno i titoli di gennaio del PlayStation Plus Extra e Premium. Come al solito, la selezione di giochi PS4 e PS5 ospita un bel po' di cose interessanti, tra cui spiccano sicuramente Back 4 Blood, Dragon Ball Fighters, Devil May Cry 5 Special Edition, sia in edizione PS4 che PS5, questo veramente imperdibile, e anche Just Cause 4 Reloaded. Il catalogo dei classici, invece, in esclusiva degli utenti premium, è come al solito un po' una landa desolata. Sono solo tre i titoli PS1 a essere aggiunti al mix: Siphon Filter 3, Star Wars Demolition e Everybody's Golf 2. Una selezione veramente striminzita e, per quello che costa l'abbonamento, si può fare decisamente di meno. Meglio, magari iniziando a attingere a più sistemi contemporaneamente. Una settimana abbastanza moscetta per l'Epic Game Store che al momento mette a disposizione del download gratuito Divine Knockout, First Class Trouble e Game Deck Definitive Edition. I tre titoli saranno rimpiazzati il 19 gennaio da Ape Story, Typing Chronicles, altro titolo che non ho mai sentito. A quanto pare è un gioco anche abbastanza interessante, un action alla Zelda dove i combattimenti avvengono tramite tastiera. Un typing game uscito anche su Switch. Immagino non sia il massimo della comodità da giocare su console. Poco importa, qui su PC è gratuito, almeno dalla settimana prossima. Xbox ha invece confermato le date dei restanti titoli del pass di gennaio. Persona 3 Portable e 4 Golden si aggiungeranno al servizio il 19 gennaio, al Day One, seguiti poi da Monster Hunter Rise e Inculinati il giorno seguente. A parte quest'ultimo, non presente su PC, tutti gli altri potranno essere giocati sia su console che su PC che in cloud. Fate attenzione perché il 15 usciranno dal catalogo un po' di titoli. Date uno sguardo assolutamente a Nobody's Save the World prima che sia troppo tardi. Ve lo straconsiglio. Se invece volete farvi un'idea un po' più chiara su One Piece Odyssey prima dell'acquisto, è possibile provare una demo gratuita per PlayStation e Xbox che consente di giocare le fasi iniziali del titolo. I file di salvataggio potranno essere portati sul gioco completo, quindi se siete fan dell'opera di Oda, fossi in voi uno sguardo glielo darei. Di sicuro avrete già visto il trailer celebrativo della serie Pokémon dedicato al raggiungimento delle oltre 1000 specie nel corso della storia del brand. Il video di 9 minuti l'ho trovato molto emozionante, anche se non sono un super fan della saga. Di sicuro non invidio chi si è dovuto occupare dell'editing, immagino non sia stato un compito proprio semplice, e a corredo di questo tributo nostalgico
Serieb.net ci fa sapere che verso fine febbraio, manca ancora un po', verrà pubblicata una patch per Scarlatto e Violetto che porterà bug fix e funzionalità aggiuntive ai titoli di nona generazione. Insomma, un aggiornamento corposo e chissà che non arrivi proprio in seguito a un Nintendo Direct o magari a un Pokémon Presents. Ad essersi aggiornato invece qualche giorno fa è stato Bayonetta 3, che passa alla versione 1.2.0, e qui attenzione perché i cambiamenti sono tanti anche se nessuno va a toccare le performance del gioco, l'aspetto più critico della produzione. A essere stato rimaneggiato è il gameplay, in particolare il moveset di Viola e la difficoltà generale delle sfide Niflheim, ma la cosa più importante è che ora si può velocizzare l'animazione di frammentazione degli scrigni Golem, forse uno degli elementi più frustranti in assoluto che mi hanno portato a desistere nell'ottenimento degli oggetti extra. Ah, e ora è anche più semplice accedere al livello bonus, che poi è una demo dello spin-off di prossima uscita. A questo punto, secondo me, farebbero meglio a pubblicare proprio una demo, no? Intanto però si è tornato a parlare... No, aspetta, fermi tutti, ma che è sta roba? Mamma mia! Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi! No problem! Dicevamo, intanto si è tornato a parlare di GameCube, come giusto che sia. Nixie ha presentato un nuovo paio di Joy-Con che non solo sembrano l'accoppiata definitiva per gli amanti del cubetto, ma che inoltre promettono di risolvere tanti dei problemi dei controller Switch. Primo tra tutti il drift. La tecnologia utilizzata per gli stick di questi Wizard è quella Hall Effect, che dovrebbe essere immune all'altrimenti inevitabile drifting. Stanno uscendo le prime recensioni e il prodotto sembra estremamente interessante, purtroppo però è andato sold out in un batter d'occhi, chissà se verrà fatto un restock a breve. E mentre siamo a un passo dall'uscita di Fire Emblem Engage, che sta ricevendo la consueta copertura da parte di Nintendo, piano piano emergono sempre più dettagli su Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Abbiamo avuto infatti un primo sguardo social su nuove abilità copia e anche sul parco di divertimenti che fungerà da hub per dei minigiochi pensati per un multiplayer fino a 4 giocatori. Non sapete quanto mi scoccia il prezzo pieno per questa remaster Ake, però dire di no a un platform è proprio difficile. Voi Kirby lo prenderete al day one? Ad aver avuto invece un video a tutto tondo è stato Tales of Symphonia Remastered, che viene ufficialmente reintrodotto al pubblico in una versione rivista e corretta e restaurata che sarà pubblicata il prossimo 17 febbraio. Anche qui, un vero peccato l'assenza dei 60 fps che rimarranno un'esclusiva dell'originale su GameCube, ma anche questa sembra un'ottima occasione per riscoprire un grandissimo JRPG che a modo suo ha anche fatto la storia del cubetto. Ma passiamo alle notizie del giorno. Si mette male per Ubisoft, che ha appena pubblicato un report finanziario tutt'altro che entusiasmante, e tra le cause di questi 12 mesi da dimenticare ci sarebbero anche le deludenti vendite di Mario Rabbids Sparks of Hope e Just Dance. Nonostante l'ottima ricezione da parte di critica e pubblico e una campagna marketing ambiziosa, così viene definita all'interno del documento, la compagnia sarebbe rimasta sorpresa da dati di vendita non all'altezza delle aspettative di Sparks of Hope e Just Dance 2023, nel periodo compreso tra le settimane finali del 2022 e le prime del 2023. C'è da capire quali fossero queste aspettative di Ubisoft, che probabilmente ha guardato in modo irrealistico i dati di vendita di Kingdom Battle, un titolo che nel corso degli anni è riuscito a superare sì i 10 milioni di copie vendute, ma si tratta di un successo avvenuto nel corso degli anni e soprattutto si tratta di un traguardo raggiunto da un titolo di lancio della console che dal 2017 ha subito notevoli abbassamenti di prezzo. E questa tra l'altro credo sia l'aspettativa di tanti di voi. Chi è che oggi compra un titolo Ubisoft al lancio quando sa che nei mesi successivi crollerà di prezzo? Speriamo che queste stime non abbiano ripercussioni sul possibile futuro della serie, anche perché Sparks of Hope è un vero gioiello, esattamente come il suo predecessore. Certo, Ubisoft specifica che quest'anno deludente è in particolare dettato da un mercato dove la tendenza è quella di premiare mega brand e titoli infiniti a supporto continuo, un panorama dove l'azienda ha fallito miseramente con Hyperscape. E la situazione è abbastanza grave, per esempio per correre ai ripari, 3 titoli non ancora annunciati sono stati cancellati, che si uniscono ad altri 4 precedentemente abbandonati durante l'anno. Poi Skull and Bones è stato ulteriormente rimandato di qualche mese e le stime di profitto dell'anno sono state fortemente ridimensionate, il tutto per garantire la pubblicazione dei titoli premium, ovvero il nuovo Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora. Nonostante questi due nomi altisonanti, il mercato non ha reagito molto bene alla pubblicazione di questo documento e le azioni di Ubisoft sono crollate. Chissà in che modo il gigante francese
mese riuscirà ad uscire da questo pantano. Io spero solo che prima o poi il remake di Prince of Persia veda la luce, mentre ormai per Beyond Good and Evil 2 ho perso le speranze. E passiamo al primo grande vero evento del 2023 del mondo dei videogiochi. Si tratta sì di un Direct, ma di Microsoft, non di Nintendo. Il Developer Direct avrà luogo il prossimo 25 gennaio alle ore 21 italiane e noi ovviamente lo seguiremo qui su YouTube dal vivo. Allora, cosa possiamo aspettarci da questo evento? Beh, innanzitutto sarà una presentazione senza troppi fronzoli, da qui il titolo. A quanto pare sarà uno showcase dove sarà dato spazio esclusivamente agli sviluppatori e ai loro lavori, senza intermezzi e presentatori esterni. Per ora Microsoft ha confermato la presenza di Turn 10 con il nuovo Forza Motorsport, maggiori dettagli sulla campagna PvP di Minecraft Legends, ci sarà poi spazio anche per il nuovo capitolo di Elder Scrolls Online e infine anche per Redfall di Arcane. Uno dei due big dell'anno. Ad essere assente, ovviamente, è Starfield, che non trova spazio all'interno di questo Developer Direct, ma è la stessa Microsoft a rassicurare che ha lavoro su uno show interamente dedicato all'attesissimo GDR. E poi dai, ci potrebbero essere sicuramente delle sorprese a tema Game Pass. Prima o poi GoldenEye dovrà uscire fuori e ricordiamoci che il tempo a disposizione per pubblicare Silksong sta per scadere. Se veramente il 2023 sarà l'anno di Xbox, beh, questo è il momento di dimostrarlo. Voi che aspettative avete per questo Developers Direct? E chiudiamo con i dati di vendita globali del 2022. Ora che si è concluso l'anno abbiamo finalmente un quadro molto dettagliato di come sono andate le cose all'interno del mondo dei videogiochi. In Europa continua il trend verso il basso per quanto riguarda la vendita hardware, che con 5,3 milioni di console vendute in totale segna un calo del 25% rispetto all'anno scorso. Switch è ancora la console più venduta in assoluto, nonostante un calo del 15%, mentre PS5 si assicura il secondo posto con un calo netto del 35%. A migliorare del 4,4% è invece Xbox, nonostante il terzo posto. Per quanto riguarda i software, c'è stato un calo del 7,1% rispetto al precedente anno, con 159 milioni di titoli venduti tra console e PC. A dominare le classifiche globali, che comprendono sia fisico che digitale, ci sono FIFA 23, Call of Duty, Elden Ring, GTA 5 e di nuovo FIFA, ma questa volta 22, e solo al sesto posto c'è Leggende Pokémon Arceus. Ci sono però da fare due precisazioni. I dati dei software digitali di Nintendo non sono inclusi, un fattore che potrebbe alterare notevolmente le classifiche. E inoltre, se Scarlatto e Violetto venissero considerati come un unico titolo, avrebbero rimpiazzato Arceus in sesta posizione. In Giappone invece la situazione è simile ma molto più estremizzata. Famitsu ci fa sapere che tra i 10 titoli più venduti di tutto l'anno in formato fisico, 9 sono appartenenti alla libreria Switch, con il decimo posto occupato dalla versione PS4 di Elden Ring. E per il 14° anno consecutivo il gioco più venduto dell'anno è targato Nintendo. I numeri di Pokémon sono impressionanti, ma anche Splatoon non scherza. Per quanto riguarda le console invece, Switch ancora domina la classifica e anche di netto, pur combinando le vendite di PS5, Xbox Series X e S e PlayStation 4, non si arriva comunque agli oltre 4.800.000 unità vendute di Nintendo Switch, un successo che, nonostante la fase calante, non accenna ancora a spegnersi, merito soprattutto del modello OLED. Chissà quest'anno se il predominio di Switch giungerà al termine, magari con la PS5 sempre più facilmente disponibile, il trend potrebbe invertirsi. Staremo a vedere insomma se la lineup Nintendo, capitanata dall'immenso Tears of the Kingdom, riuscirà a tenere Switch a galla e competitiva per un altro anno. E questo però c'era tutto per oggi, discuteremo delle uscite della settimana e di tutte le altre notizie che non sono riuscito a trattare oggi nella live di domani. L'appuntamento è alle 17:30 per il primo TG Poro Live dell'anno. Mi raccomando, non mancate. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti. Se siete nuovi e per qualche strano caso siete arrivati fino in fondo, mi raccomando, iscrivetevi e fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Rabbids, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Ma è tutto giallo. Ma perché? Che?